Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi vi insegnerò a fare una brevissima meditazione che vi servirà per andare incontro alla scelta giusta, che vi permetterà di manifestare il vostro potere istantaneamente, rendendovi sempre più consapevoli e padroni del vostro destino. Questa è una meditazione che mi insegnò Selene tanto tempo fa e si richiama a tutte le tradizioni esoteriche di tutto il mondo, dal buddismo allo sciamanismo, e di una potenza incredibile. Io vi suggerisco di farla tutti i giorni, la mattina quando vi svegliate, ma potete farla anche per qualsiasi cosa che dovete fare durante la giornata. Potete farla anche di pomeriggio, se dovete fare qualcosa la sera. Adesso vi spiegherò come si fa. Questa è una meditazione che vi rende consapevoli. Sappiamo che tutti noi abbiamo un karma già prestabilito, cucito dalla dea Ananke su di noi, e un destino. Il destino ha a che fare con l'acquisizione dei nostri talenti e capacità che ci siamo prefissi di includere, di manifestare in una data incarnazione. Il nostro destino va compiuto, il karma va risolto. Risolvendo il karma andiamo incontro al nostro destino glorioso. E il karma è qualcosa che per tante vite cerchiamo di risolvere, vari aspetti del karma, ecco. La chiave di volta per risolvere il karma è la consapevolezza di ciò che è stato già deciso dalla nostra anima, in qualità di eventi, quegli stessi eventi che ci danno la possibilità di integrare quei doni, capacità e talenti che ci permettono di andare incontro al nostro capolavoro di vita. Per farlo utilizzeremo i quattro punti cardinali, le quattro direzioni dello spazio. Nord, sud, est, ovest, riconducibili a tantissime tradizioni esoteriche, sciamaniche, buddiste di tutti i tempi. Allora, sedetevi comode, ragazze mie e ragazzi, la faremo insieme. Mettetevi comode, sedute, posizione schiena eretta, potete stare sedute, posizione del faraone, con le mani sulle ginocchia, oppure se preferite, con le gambe incrociate. L'importante è che sia una posizione della schiena eretta, eretta, regale. Allora, chiudete gli occhi, schiena dritta e osservate il vostro corpo, come se vi trovaste al di sopra di esso. Vi vedete dall'alto, possibilmente vedete anche la stanza o il luogo in cui vi trovate. Siete dotati di visione sottile. Vi vedete dall'alto. Vedete dall'alto il vostro corpo. Vedi la stanza e vedi anche le quattro porte corrispondenti ai quattro punti cardinali, nord, sud, est, ovest. Adesso pensa a qualcosa che devi fare in questa giornata, qualcosa che hai in mente di fare, che ti sei prefisso di fare. Per esempio, sai che devi incontrarti con una persona, con qualcuno, chiunque sia. Oppure devi fare qualcosa in particolare. Devi parlare in pubblico, devi fare un contratto, incontrarti con qualcuno,
qualsiasi cosa tu debba fare oggi. Pensa a quella cosa che devi fare proprio oggi. Decidi adesso come la vuoi fare. Vuoi farla come essere umano, come te stesso, partendo da tutto ciò che sai, che conosci? Oppure vuoi affrontare questa cosa come spirito e quindi vuoi affrontarla da un'altra dimensione? In questo caso lasci la cosa umana a se stessa, cioè che si faccia da sé. Oppure vuoi cambiare tutto e quindi morire e rinascere, cambiare la tua prospettiva di questa cosa, cambiare tutto all'interno di questa cosa e viverti questa cosa con una prospettiva radicalmente cambiata. E allora morirai e rinascerai completamente diverso, con una prospettiva completamente diversa. Oppure vuoi avere in questa cosa una grande rivincita. Vuoi prenderti una grande rivincita. Ecco, a seconda di come vuoi affrontare questa situazione oggi, immagina di fare un passo in una delle direzioni dello spazio. Immagina che il nord sia davanti a te, a meno che tu non sai già quale sia il nord. Metti a nord la possibilità di estraniarti da questa cosa, da questa situazione, e lasciare che si faccia da sé. Allora morirai, diventerai uno spirito, te ne andrai e le cose si faranno da sé. Oppure dietro di te o verso sud c'è la possibilità di tornare nel tuo corpo e quindi di affrontare questa cosa con tutto ciò che sai e con tutto ciò che sei. Oppure verso est c'è la possibilità di cambiare tutto, morire e rinascere, cambiando ogni singolo aspetto di questa situazione, cambiando la tua prospettiva di questa situazione. Oppure verso ovest c'è la possibilità di vivere questa situazione per prenderti una grande rivincita e quindi morire, diventare uno spirito, ma non andare via, rimanere qui in questo mondo e prenderti una grande rivincita. Scegli in che direzione andare. Immagina di fare un passo in quella direzione e sicuramente oggi vivrai questa situazione in quel modo.
la tua decisione è irrevocabile. Realizza che qualsiasi sia la tua decisione, in verità è stata presa all'origine del tempo. Il tuo libero arbitrio non è tanto nello scegliere, perché questa scelta è già stata fatta dalla tua anima all'origine del tempo, quando hai scelto il tuo destino. Il tuo libero arbitrio sta nella consapevolezza, nell'essere consapevole oggi, nello scegliere di essere consapevole oggi della tua scelta. Questa consapevolezza, in verità, cambierà tutto. Perché vivere una scelta in modo consapevole è totalmente diverso che vivere inconsapevolmente. Bene. Adesso sai cosa ti succederà oggi, sai come vivrai la tua giornata, in particolare quella situazione. Questa è una pratica visionaria molto 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 importante e se vi abituate a farla tutti i giorni o anche ogni tanto, diventi sempre più padrone del tuo destino. E come dicono i samurai, del destino del nemico. Il nemico è la mente. Il nemico è la mente che vive nell'ignoranza. Il nemico è la mente che vive nell'inconsapevolezza della scelta, che vive nel vittimismo, che vive sempre nella sensazione di essere sorpresa dagli eventi. Ed è come se gli eventi le cadessero addosso all'improvviso e che non siano frutto della sua decisione. La mente è vittimismo, ma facendo questa pratica, piano piano diventi padrone del destino del nemico, cioè della tua mente. Ancora una volta, guarda la tua situazione che vivrai oggi e adesso tu sai come la vivrai. Hai scelto di essere consapevole. Prendi un profondo respiro e riapri gli occhi. Questa consapevolezza ti darà un potere straordinario, che è quello della consapevolezza. E la consapevolezza, come la conoscenza del potere che hai, che ti rende libero dai venti del karma e dal tuo più grande nemico, la mente. La sola in grado di ostacolare la realizzazione del tuo magnifico destino. Ma adesso sei libero. Detto questo, ragazzi miei ragazzi, vi auguro
una giornata, un evento straordinario, un evento vissuto con gli dèi. Vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Muah.